Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti. Oggi sono qui col presentarvi uno squad builder. Uno squad builder diciamo costosino, che si dovrebbe aggirare intorno ai 90k penso, ma non sono sicuro. E che dire, ho accontentato la richiesta di un mio utente, di un mio fan di YouTube, che mi ha chiesto: potresti fare uno squad builder? Ecco, ti ho accontentato. Anzi, io già ce l'avevo questa squadra, e con questa squadra avrò fatto 10-15 partite subendo, diciamo online. Ho fatto 10 partite circa e ho perso 2-3, il resto tutte pareggiate e vinte. Quindi è una bella squadra da fare, soprattutto per chi ha un bel po' di credituzzi. In questo episodio vi darò anche i nomi in panchina, perché voglio fare le cose complete. E quindi iniziamo subito. Creiamo una nuova rosa, la chiamiamo Squad Builder numero 1. Numero 1. Crea nuova rosa. Selezioniamo. Il modulo che ho scelto è un 4-4-2-2, col che ha due CDC. Iniziamo dal portiere. Il portiere è Marchetti, ottimo, pagato 5.200, andrà molto spedito, non voglio che duri assai. Difensore centrale mettiamo Chiellini, e l'altro difensore centrale Ogbon, però Ogbon in panchina. Chiellini pagato 23.000, però ora dovrebbe stare sui 16.000. Marchetti dovrebbe stare sui 3.500, Chiellini sui 16.000, Colin Steele intesa 3.500, penso che 4.000-5.000 Marchetti circa. È 18.000 circa Chiellini. Ogbon non ha applicato nessuno stile intesa. Ora andiamo col terzino sinistro, Criscito. Criscito è un italiano che gioca nello Zenit, dovrebbe stare intorno, penso che starà sui 500 crediti, quindi non è una spesa eccessiva. Unico terzino sinistro, purtroppo. Si potrebbe usare anche un altro terzino sinistro italiano a vostra scelta, anche Santon. Difensore centrale altro è David Luiz, con lo stile intesa Ombra, pagato per quasi iscritto primo proprietario perché l'ho trasferito, dovrebbe stare intorno ai 20.000, 22.000 tutto, quindi 22.000 crediti. Il sostituto di David Luiz purtroppo non ce l'ho, non fa niente, però potrebbe essere anche sì, possiamo mettere Juan come terzino difensore centrale sostitutivo, ora vi farò vedere perché. Pagato 2200 crediti già con lo stile intesa Ombra. Terzino destro ce ne abbiamo due, possono essere Rafael, però lo mettiamo in panchina. Quando si mette Guan va bene Rafael. E il CDC, il terzino destro, scusate, titolare Richards. Potremmo usare anche Maicon come terzino destro sostitutivo, però boh, forse non va bene neanche, non va bene Maicon come terzino destro, perché vi farò vedere tra poco. Rafael costa, pagato 1800 crediti, invece Richards l'ho pagato, non mi ricordo più, mi sa sui 4000 crediti circa, forse pure assai. Ditemi la correzza del prezzo per farlo nei commenti. Il primo centrocampista della BPL è Ramirez, centrocampista di difesa centrale, sia
crea una linea verde con David Luiz. L'esterno destro potete scegliere tra Lamela, ma io non tanto lo preferisco, non so, non mi sono trovato bene, e Walcott stell'intesa Falco, pagato 6.800, 6.800, Ramirez l'ho pagato 12.000 crediti. Per fare questa squadra sono stato un bel po' di tempo, ragazzi, perché avevo un obiettivo, un giocatore da mettere a forza in questa squadra. Infatti poi sono riuscito a metterlo, a creare un'intesa 100% con tutto verde, diciamo, cioè non le linee verde, ma dico lo stile intesa del singolo giocatore con tutte le linee verdi. Quindi ci ho messo un bel po' per creare. L'altro CDC è Vidal o De Jong, ma io preferisco Vidal perché crea un legame verde con Chiellini ed Ogbonna, pagato, quanto l'ho pagato? Mi sa sui 16.000 crediti, facciamo 17.000, 17.000, 17.000 crediti. Esterno sinistro potremmo mettere anche Nainggolan come CDC. Ah no, io ce l'ho come COC, però come CDC potremmo anche andare bene Nainggolan, o anche Diamanti come CDC, però Diamanti lo sconsiglio. Quindi vediamo Nainggolan. Ora vi spiegherò il perché. Allora, Vidal l'ho pagato 17.000, va bene. Nainggolan, dove cazzo sta? Sta in porta. Nainggolan, quanto l'ho pagato? 4.400, ora dovrebbe essere sui 3.400, 3.000. Esterno sinistro un italiano ed Shaarawy a forza, obbligatorio, oppure Mertens o De Shaarawy a piacere vostro. Però per far creare un'intesa migliore con Criscito, o se trovate un altro terzino sinistro dell'Italia come Costant per esempio, potete anche metterlo. Quindi Mertens 2008 e Shaarawy pagato, quanto l'ho pagato? 13.500, mi sa sta sui 15.000 la sua versione in esterno sinistro col predatore, sempre se non erro. Il primo attaccante è qui, c'è Di Natale pagato 20.750. Un ottimo acquisto con Falco, già si può tenere, o si mette Di Natale, oppure si può anche mettere un altro giocatore per creare l'intesa con Nainggolan, cioè anzi, l'intesa si crea sicuramente se lo mettete come CDC a Nainggolan. Quindi Di Natale, oppure possiamo mettere Sau. Mi ha molto stupito, è un buon giocatore con un buon tiro, e che dire, è molto buono con lo stile intesa finalizzatore. Ha un ottimo 76 di tiro, un 82 di dribbling, un 91 di velocità, un ottimo giocatore. Pagato solamente 1.100, ragazzi. Pagato 1.100 e pagato 1.100, ragazzi. Questa squadra mi sa che costerà intorno ai 80.000 crediti, forse di più, non so di preciso.
ma va bene. L'altra punta che sicuramente avete già visto è il giocatore per il quale ho voluto fare questa squadra, che non so fin da quanto erano i tempi dell'Inter. Se voi siete interisti avrete capito chi è. Si tratta di un camerunense, è colui che ci ha fatto vincere il triplete insieme ad Milito. Si tratta di Samuel Eto'o, che attualmente milita nel Chelsea, pagato 41.000 crediti. Però c'aveva già lo stile intesa Falco, c'aveva un bel po' di contratti. E con velocità, tiro, testa, ottimo, dribbling, tutto. E quindi ragazzi, una cosa veramente pazzesca di Eto'o. In sostituzione di Eto'o c'è un altro ottimo giocatore, secondo me sottovalutato, potremmo chiamarlo un bagato. Si chiama Dembaba. Dembaba perché? Ora vi faccio vedere la sua biografia. Pagato 800 crediti, una cosa veramente pochissima. Con lui ho giocato ho giocato Ho giocato 15 partite con 8 gol, una cosa veramente veramente pazzesca per solo per un giocatore del genere, che pochi utilizzano. 78 di velocità, 80 di tiro, 77 di dribbling, 81 di testa. Quindi è come un Gomez, di testa le prende quasi sempre e le insacca tutte in rete. E tu l'ho preso poco fa, cioè poco fa, oggi l'ho preso. E mi ha fatto 2 gol in 2 partite, quindi un altro ottimo giocatore. Di Natale mi ha un po' deluso, però mi ha fatto 6 gol in 10 partite, non male. L'allenatore da scegliere è un italiano della BPL. Si tratta di Dicaino o di qualsiasi altro volete. Gli mettete un italiano della BPL, così create tutto verde, ragazzi. Questo togliamo, mettiamo Vidal, così create tutta l'intesa perfetta, ragazzi, mi raccomando. BPL Serie A, questa è un'ibrida creata da me. Nessun altro youtuber secondo me ha mai creato una squadra simile. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un mi garba, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, condividete questo link, per i Pink Pale dovete andare sulla pagina Facebook che ho creato, quindi lasciate un mi piace sulla pagina Facebook, continuare a seguirmi da lì per tutti i Pink Pale e tutto il resto, ragazzi. Qui è Giovispo che vi dice bella a tutti, ragazzi. Stuck in that time.